Allora, continuiamo la nostra trasmissione, il punto di vista del lunedì. Benvenuto all'avvocato Federico Bizzini. Buonasera, grazie di essere qui con noi, Federico. A caldo come stiamo? Si Bene, vede, si direi. vede, si vede. Allora, di cosa parliamo stasera? Allora, io vorrei dare alcune notizie, diciamo recentissime, prima di passare al commento del libro, e alcune notizie importanti. Una in particolare è quella che attiene alla richiesta del difensore della famiglia Mattarella per la riapertura, dopo ben 36 anni, dell'inchiesta dell'indagine sull'assassinio, sull'omicidio dell'onorevole Piersanti Mattarella, allora nell'anno 1980 presidente della regione siciliana. Oggi le giovani generazioni sanno chi è Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, ma non sanno, ovviamente, non possono sapere che nell'anno 1980, ben 36 anni fa, dei familiari di Mattarella, chi si occupava di politica era non Sergio, che era uno studioso di diritto, ma era il suo fratello Piersanti. Piersanti venne barbaramente ucciso, uno dei tanti omicidi eccellenti della Palermo di quegli anni, di tanti anni fa. Questo omicidio e questa inchiesta non ha avuto mai uno sbocco, nel senso che non si è mai neanche accertato chi abbia sparato, chi sia stato proprio l'esecutore materiale di quell'omicidio, per il semplice fatto che, contrariamente a quello che si voleva fare credere, quell'omicidio non è un fatto di mafia, quello è un omicidio politico, e l'uccisione di Piersanti Mattarella ovviamente è stata decisa in ben altra sede. Perché parlo di Piersanti Mattarella? Perché Piersanti era un politico di razza, di una statura superiore. Relativamente giovane, era già presidente della regione siciliana, ma era un importante esponente della sinistra, della Democrazia Cristiana. Era colui che avrebbe dovuto ereditare la posizione e il ruolo che all'interno della Democrazia Cristiana ha avuto quel grande statista che risponde al nome di Aldo Moro. L'uccisione di Piersanti Mattarella sicuramente ha costituito un danno enorme per la Sicilia e per tutti noi siciliani, perché era veramente l'esponente di una classe dirigente illuminata, di una classe politica che non aveva l'eguale in quel periodo nel contesto politico della regione siciliana. Dicevo, era un politico di razza, era un politico che usava dire che facendo il presidente della regione intendeva mettere le carte in regola, e se questo fosse stato fatto 36 anni fa è evidente che oggi non ci troveremmo a vivere la purtroppo tristissima e miserevole condizione della nostra regione. Dicevo, l'avvocato della famiglia Mattarella ha dato questo input alla Procura della Repubblica, pare che queste indagini possano essere riprese. Ovviamente questa giustizia che arriva con 40 anni di ritardo è una cosa alla quale io non ho mai creduto, però non sarebbe, non, sarebbe sicuramente importante poter fare chiarezza su una pagina rimasta oscura, rimasta nell'ombra, una pagina così triste e purtroppo così negativamente importante per la nostra regione. Secondo argomento, anche qui telegraficamente, nei giorni scorsi è stato pubblicato un editoriale di Roberto Saviano a proposito del disegno di legge sulla legalizzazione delle droghe leggere. Il provvedimento è calendarizzato come discussione per il 25 luglio alla Camera. E quindi inizia l'iter parlamentare di questo disegno di legge. Io mi voglio augurare fortissimamente che, a proposito di questo tema così importante, così sensibile, non ci siano le solite guerre di religione, non ci siano gli steccati ideologici, come è stato per le unioni civili e come è stato in altri momenti topici e per altri temi appunto sensibili dei quali si è occupato, il nostro Parlamento. Perché qui, ovviamente mi auguro che si possa ragionare serenamente su ciò che sia opportuno legiferare per il bene della nostra nazione e su un tema che
che indubbiamente riveste un'importanza notevole, un'importanza enorme. Ora, Saviano ha contestato fortemente alcune scelte ideologiche che conosciamo tutti, di chiusura rispetto a questo argomento, e ha ribadito con forza che si tratta di legalizzare l'uso delle droghe leggere, non di liberalizzare. Sono due concetti totalmente diversi, sarebbero due discipline totalmente diverse. Si dice, anziché la legislazione proibizionistica, che è quella attualmente in vigore, che non serve assolutamente a nulla, anzi che serve a fare lucrare i mercanti della droga, i grandi criminali del traffico di stupefacenti, somme ingenti, quantità enormi di denaro, ovviamente toglierebbe in parte, si dirà, ma in notevole parte, il brodo di coltura, e toglierebbe questi grandi, la possibilità di poter lucrare, come ho detto prima, cifre astronomiche alla criminalità organizzata che vive dello spaccio della droga. Basti dire che il 95% dei procedimenti penali che si celebrano appunto in tema di droga, e dicevo il 95%, riguardano o piccoli consumatori o piccolissimi spacciatori. Quindi la legislazione proibizionistica non sfiora neanche minimamente i veri centri di potere economico che stanno dietro la grande criminalità organizzata, che sta dietro lo spaccio della droga. Liberalizzare significa fare intervenire come monopolista lo Stato e quindi ad esempio controllare la qualità delle sostanze che vengono vendute, a differenza di quello che oggi succede col mercato nero, che vende solo sostanze altamente dannose per la salute dei consumatori. Significa calmierare il prezzo e costringere anche il mercato nero a, per un verso, aumentare la qualità delle sostanze vendute, per altro verso ad adeguarsi al prezzo praticato dallo Stato. Quindi si chiede sostanzialmente allo Stato di intervenire nella produzione, nella commercializzazione, nella vendita delle sostanze stupefacenti leggere. Quindi io ripeto, mi auguro che non ci siano steccati ideologici dietro la scelta che deve essere compiuta, mi auguro che si ragioni valutando i pro e i contro della legislazione della quale bisogna dotarsi. Un'ultima notizia prima di passare al libro: è uscito proprio da recente, la scorsa settimana, un libro nuovissimo nelle librerie su Miriam Mafai. Miriam Mafai è morta nel 2012 alla tenera età di 86 anni. Non so quanti abbiano avuto il piacere di leggerla, era un editorialista importante, una giornalista di spicco, di primo piano, ha attraversato e vissuto tutte le più importanti battaglie civili, sociali, per la liberalizzazione, per l'emancipazione delle donne e quant'altro, ed è stata sempre, dicevo, una figura di spicco. Miriam Mafai si separa dal marito di prime nozze e diventa la compagna di Paietta, che era un dirigente storico importantissimo del Partito Comunista, e lei è stata sempre una militante convinta del Partito Comunista, ripeto, un intellettuale di spicco della sinistra e una che ha militato sempre a testa alta, fornendo un'informazione, un'attività giornalistica di altissimo livello. Vengono pubblicati con questo libro gli scritti dell'istituto, di un convegno organizzato dall'Istituto Gramsci di Palermo, le lettere che per la prima volta vengono rese pubbliche grazie all'autorizzazione della figlia, lettere indirizzate dalla Mafai alla figlia. Chiudo, si è capito che io sono stato da sempre un estimatore di Miriam Mafai, e chiudo dicendo che Miriam Mafai diceva una frase, in particolare alla figlia, le diceva: guarda che la storia ti dirà sempre chi ha vinto,
ma non ti dirà mai chi aveva ragione. E questa è una frase di una verità enorme. Bene, ho detto di dare alcune notizie proprio telegraficamente e vengo al libro che vi presento in questo nostro incontro. Il libro, anche questo è un libro che io ho avuto modo di trovare in libreria 10-15 giorni fa, è un libro di Giovanni Solemine e il libro si intitola Senza sapere, il costo dell'ignoranza in Italia. È un libro originale perché è un libro che non parla della cultura e dell'intelligenza del popolo italiano, ma descrive esattamente la situazione del livello culturale italiano, del livello quindi scientifico della popolazione italiana e quindi di quanto sia basso questo livello rispetto alle altre nazioni democratiche dei paesi occidentali. Un dato, solo il 15% della popolazione italiana ha un titolo di studio universitario. Calano sensibilmente le iscrizioni nelle università, cala sensibilmente il numero dei laureati. Non c'è un interesse alle attività culturali, l'interesse è veramente minimo, trascurabile. Soltanto il 49% degli italiani dichiara di leggere un libro al mese, dichiara di leggere un quotidiano una volta alla settimana. Questa percentuale nell'Italia meridionale cala di molto e poi bisogna vedere anche lì il 49% legge un quotidiano una volta alla settimana, bisogna vedere che cosa leggi, perché se leggi la Sicilia sei messo male perché avrai le notizie sulla paesini della provincia di Catania, ma per tutto il resto sei tagliato fuori, non hai un'informazione culturale, scientifica, politica di qualità. Ecco, poi dicevo il 13% degli italiani sono ritenuti i cosiddetti lettori forti, cioè quelli che leggono almeno un libro al mese. Questa percentuale scende di molto perché nel sud Italia la percentuale scende al 7%, quindi solo il 7% della popolazione meridionale legge un libro al mese. Tenete conto che poi se togliamo coloro che leggono soltanto riviste o libri specialistici, ad esempio per l'attività professionale che svolgono, veramente il dato è drammatico perché solo il 3% legge uno o più libri al mese e questo la dice lunga sullo stato della salute culturale della nostra popolazione. Ora, ad esempio, ci sono le statistiche importanti sul consumo, sulla spesa per attività culturali, per attività intellettuali, che con la crisi è scesa enormemente. Non parliamo delle famiglie, degli strati sociali più in difficoltà, dove veramente questa voce è stata praticamente accantonata. Ora, in effetti, il dato drammatico è che purtroppo l'istruzione pubblica non riesce più ad assicurare la elevazione sociale degli strati più poveri della popolazione. Quelli che hanno vissuto, quelli della mia generazione, quelli che ci siamo, per dare un dato, laureati a cavallo degli anni 80, alla fine degli anni 70 nel mio caso, ma noi veramente abbiamo visto l'ascensore sociale che saliva, che faceva aumentare, salire da un punto di vista, elevare da un punto di vista sociale intere popolazioni. Quelli della mia generazione hanno visto figli di operai, figli di lavoratori che hanno conseguito lauree importanti, sono diventati ingegneri, sono diventati medici, sono diventati professionisti. Tutto questo oggi purtroppo non è più così. L'ascensore sociale di cui parlavo prima è diventato un ascensore individuale, perché purtroppo le condizioni di partenza, cioè la sorte che ti ha fatto nascere, che ha fatto nascere un giovane in una famiglia abbiente, segnerà quel giovane nella sua elevazione sociale, nella sua elevazione culturale. Non è che i figli dei ceti sociali meno abbienti siano stupidi, il problema è che non hanno stimoli, il problema è che non hanno mezzi. Il problema è che in quel contesto familiare non si ritiene
l'apprendimento, la cultura, un motivo di elevazione sociale. Quindi da questo punto di vista c'è stato un arretramento enorme. Dicevo, negli ultimi anni si sono sovvertite delle cose che sembravano impensabili, appunto, ripeto, io sono, mi ritengo un termometro, uno spaccato da questo punto di vista. 20 anni fa noi sembravamo l'avanguardia da tutti i punti di vista, adesso da un punto di vista scientifico ci sono paesi che allora sembravano veramente da terzo mondo, l'India, la Cina, la Corea del Sud, ora sono i paesi più avanzati da un punto di vista tecnologico, hanno un livello medio culturale altissimo, cosa che non registriamo noi. Del resto, noi paghiamo, e questo nel libro è documentato, noi paghiamo 20 anni di berlusconismo in cui i ministri della pubblica istruzione sono stati la Moratti e la Gelmini, che hanno fatto di tutto per favorire la scuola privata a danno della scuola pubblica. Ricorderete tutti che l'obiettivo di fondo della Gelmini era sopprimere 100.000 cattedre. Ministro del Tesoro era Giulio Tremonti, il quale disse l'unica frase per la quale viene ricordato, perché per il resto proprio non ha lasciato traccia la sua attività ministeriale. Lui disse che di cultura non si vive, di cultura non si mangia. Bene, questo dimostra quanto scadente fosse come docente universitario e quanto scadente fosse come ministro del Tesoro. Ora, si dice una cosa importante nel libro, che è intervenuto lo scorso anno e nell'anno in corso una rivoluzione, perché l'assunzione a tempo indeterminato, la stabilizzazione a tempo determinato di 197.000 docenti nella scuola pubblica è una cosa che da 30 anni a questa parte non si vedeva, non succedeva, sia perché non si tenevano i concorsi, sia perché era impensabile che un governo affrontasse in un modo così forte questo tema. Una cosa che abbiamo appreso oggi leggendo i quotidiani: è stato siglato ieri un accordo tra il ministro della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali a proposito di una diversa valutazione della classe docente che sia fondata sul merito. Questo è un provvedimento indubbiamente importante, che si scontrerà ovviamente con la concezione non meritocratica da parte dei docenti, che troveranno ragioni per contestare fortemente questo tipo di valutazione. Ma al liceo ci siamo stati tutti, all'università ci siamo stati tutti, gli studenti eravamo e sono, penso, tuttora coloro che, insieme ad altre figure ovviamente che ci dovranno essere, ma siamo, eravamo e siamo coloro che possono cogliere quali docenti siano in grado di assolvere il loro compito, la loro funzione. E perché chi non ha avuto al liceo o all'università motivo di apprezzare un docente, due docenti che brillavano, che erano autorevoli e non autoritari, che non avevano bisogno di richiamare all'ordine, perché la classe con quei professori aveva il piacere e l'interesse di seguire la lezione? Bene, oggi si sta cercando di fare questo, e tutto questo speriamo che sia nel solco di un rinnovato interesse per la scuola pubblica, perché se non riparte questo abbiamo un problema di democrazia reale, perché di questo si tratta, cioè pregiudicare a intere generazioni la possibilità di elevarsi tramite la cultura e l'istruzione pubblica è una cosa anticostituzionale. Bene, Federico, questa è la penultima volta, ci vedremo la prossima e poi piglieremo una pausa estiva e poi per ripigliare con la nuova programmazione di settembre. Ce la siamo meritata la pausa estiva. Credo di sì. Bene, grazie all'avvocato Federico Bizzini, presto a vederci la prossima volta e buone vacanze, intanto aria di vacanze. Poi si sente, siamo qua. Con grande sacrificio riusciamo a stare ancora. Beh, ancora per noi liberi professionisti, diciamo. Ma il tempo non è che ci incoraggia a stare. Fino alla fine del mese, purtroppo, siamo ancora molto impegnati. Auguri, buon lavoro, ci vediamo alla prossima. Grazie. Pausa pubblicitaria, lascio il microfono a Enzo Nicoletti per il proseguo di questa trasmissione. Buon proseguimento.